Salve, Amanda. Connor, che piacere vederti. Complimenti, Connor. Trovare quel deviante non è stato facile. E hai condotto l'interrogatorio in maniera impeccabile. Sei stato davvero efficiente, Connor. Grazie, Amanda. Abbiamo chiesto alla polizia di darci il deviante per analizzarlo. Servirà a capire cos'è successo. L'interrogatorio mi è parso impegnativo. Che ne pensi del deviante? Ho riscontrato alcuni disturbi causati dagli abusi del padrone. Quasi come se la programmazione originale fosse stata resettata. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? Lo ritengo irascibile e socialmente compromesso. Tuttavia lo reputo un buon detective. Ha una personalità intrigante. Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Come pensi di approcciarti? Voglio provare a stabilire un rapporto di amicizia. Guadagnare la sua fiducia sarebbe di supporto alle indagini. Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la CyberLife abbia mai creato. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Presto, Connor. C'è poco tempo. Serve aiuto? Devo vedere il tenente Anderson. Hai l'autorizzazione? Sì. Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Tu venite con me. Unità K9, richiesta per fermo e sequestro alla stazione di Detroit. A tutte le unità, scontro a fuoco in un magazzino di New Point Harbor. Pattuglia richiesta per aggressione in corso.
Mi scusi, sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie. Chiama Hank Anderson. Sì, sono Hank. Ora non ci sono. Lasciate pure un messaggio se volete, tanto non vi richiamerò. Beep, eccetera. Tenente Anderson, sono Connor, l'androide inviato dalla Cyberlife. È quasi mezzogiorno e la sto aspettando qui in ufficio. Piacere di rivederla, tenente. Ah, merda. Hank! Nel mio ufficio! Quei campioni. Il rapporto. C'è che la Scalania ogni giorno arrivano 10 nuovi casi su. Forse provano un nuovo tipo. Signore che perdevano il loro cortile.
Listen to me. Non è più solo un problema della Cyberlife. È un'indagine vera e propria e dobbiamo risolverla prima che le cose si mettano male. Indaga su questi casi per capire se c'è un qualche nesso. Perché io? Perché devo occuparmi di questa merda? Sono il poliziotto meno adatto del paese per questo caso. Non ci capisco un cazzo di androidi, Jeffrey. Non so neanche settare il mio telefono. Tutti sono oberati. Credo che tu sia perfettamente adatto a questo tipo di indagine. Stronzate! La verità è che nessuno vuole indagare su questi androidi e così devo pensarci io. La Cyberlife ha mandato il suo androide per questo caso. È un prototipo molto avanzato e sarà il tuo partner. No, col cazzo non mi serve un partner, men che meno questo idiota di plastica. Hank, stai cominciando davvero a farmi incazzare. Sei un tenente di polizia, tenuto a fare quello che ti dico e a chiudere quella cazzo di bocca. Sai quante cazzo di cose avrei da dirti? Ok, eh? Ok. Allora farò finta di non aver sentito niente, così non dovrò aggiungere pagine al tuo dossier disciplinare che già sembra un romanzo. La conversazione è finita. Jeffrey, Dio santo, perché vuoi farmi questo? Odio questi cosi del cazzo. Perché mi fai questo? Senti, ne ho abbastanza dei tuoi capricci. O fai il tuo lavoro o consegni il distintivo. E adesso, se vuoi scusarmi, ho del lavoro da fare. Mi chiedo se il tenente Anderson sia la persona più indicata per questa indagine. Ehi! Non mi serve una macchina che mi dica cosa fare coi miei uomini. Adesso vattene fuori dal mio ufficio. Buona giornata, capitano. Ho come l'impressione che la mia presenza le causi qualche problema, tenente. Sappia che questo mi dà un grande dispiacere. In ogni caso, voglio dirle che sono felice di lavorare con lei. Saremo un'ottima squadra. Ehi, hai visto quei campioni? Il rapporto dice che l'hanno tagliata. Ora che siamo colleghi, sarebbe opportuno conoscerci meglio. Forse provano un nuovo tipo di Red Ice. C'è una scrivania che possa usare? Quella non la usa nessuno. Lei ha un cane, vero? E tu come lo sai? Peli di cane sulla sedia. Adoro i cani. Come si chiama il suo? Secondo te? Sumo. Si chiama Sumo. Tifa per i Detroit Gears. Denton Carter ha segnato il 53% dei punti con tiri da tre. Ha visto la partita? La stavo giusto guardando al bar ieri sera. Oh. Conosce da molto il capitano Fowler? Sì. Da troppo. Mi chiedevo, lei arriva sempre in ufficio a quest'ora? Arrivo quando arrivo.
Basta rompere le palle, ok? Se ha qualche fascicolo sui devianti, vorrei dargli un'occhiata. Il computer è sulla scrivania, quindi arrangiati. Ascolta i Knights of the Black Death. A me piace quel genere. È pieno di energia. Così ti piace l'heavy metal? Ecco, a dire il vero non ascolto tanta musica. Ma vorrei farlo. A molte persone non piace avere androidi intorno. Mi chiedevo, c'è una ragione per cui mi disprezza così tanto? Sì, ce n'è una. Casi. Il primo risale a 9 mesi fa. È partito da Detroit, poi ha coinvolto tutto il paese. Una X-400 ha aggredito un umano la scorsa notte. Potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine. Non lasci che i problemi personali compromettano le indagini, tenente. Non sai nemmeno quello che dici. Perché non esegui il tuo programma e non chiudi quella bocca? Mi hanno assegnato questa missione, tenente. Non sono qui per aspettare che abbia voglia di lavorare. Senti, stronzo. Se fosse per me, vi butterei in un cassonetto e gli darei fuoco. Quindi non rompermi le palle! O potresti finire male. Tenente, scusi se la disturbo. Ho delle informazioni sulla X-400 che ha aggredito l'uomo ieri sera. È stato visto nel distretto di Revendale. D'accordo. Thank you.